Hola sì, ciao belli, questa è la sesta volta che faccio l'intro. Se mi succede lo devo rispengere, stacco ogni bene. Allora, come va? Ora il papino che veramente 6 volte lo faccio. Una volta è entrata l'eta, l'altra volta mi sono cambiata per 4 volte il colore del lip, perché non trovavo un lip che mi ci andasse. I capelli sono allungati e la situazione sta diventando deleteria. Qui sopra la scrivania mi fagocita le cose, quindi spariscono. Veniamo a noi. Eccola, no? L'ho ritrovata. Mi metto queste, poi non me le cambio più, eh. Mi metto queste perché sono un po' più nere e le uso un po' tipo passatina, perché questi capelli oramai fanno cacare il cazzo. Allora, veniamo a noi. Oggi avevo voglia di parlare con voi. Allora, a parte il trucco che inizialmente ero partita una cosa molto leggera, faccio leggera come al solito, sbabam. Però devo dire che stasera è venuto molto caruccio. Devo dire che non è per niente male. Ho utilizzato sempre la Beauty Glazed, la Sunset Dusk, che ve l'ho fatta vedere 100.000 volte, ve la fa vedere. E sulle labbra a questo punto ci ho spiattellato 4 colori dell'Astra, ma l'ultimo che ho su in fondo è lo 01. Ci avevo messo anche altri colori, ma cioè, le vedevo o troppo uguali. Amore, ma guardate quant'è porca, eh? Ditemi se non è una porca. E chi è lei? Una baialona? Sì. Poi guarda con quegli occhi spiritati proprio. Allora, no, non ce la posso fare. Va bene, allora, niente, oggi avevo voglia di parlare con voi un po'. Vi volevo fare quel famoso tag, cosa c'è nella borsa, però, bimbe mia, cioè, io gna posso fa, cioè, il tag più idiota che conosca, a parte che comincio a essere vecchia, quindi forse tirare un po' non sarebbe male. Forse lo farò, forse sì, forse no, vediamo come, se casca uno tsunami, ma è un video che mi rimane veramente poco, poco simpatico. L'ho fatto ai tempi dei tempi, penso è stato uno dei primi video che ho fatto, però ora mi scoccia un po', quindi voglio fare un'altra cosa. Allora, a parte oggi era la prima volta dopo penso 3 mesi che mi rimettevo il fondotinta, il Revlon che io adoro e che per l'appunto è un po' scurino, mi sta bene adesso e sono un po' abbronzata, a parte sono un po' un cadavere, io mi vedo un po' un cadavere, però certo rispetto a sempre un po' più scurina, però qui ora bisogna ricominciare a sifonare di autoabbronzante. Ho un'ultima lampada da fare, perché se no. Allora, la cosa di cui vorrei parlare è questa. Siccome ho fatto un video ora in questo, no, forse è il prossimo, vabbè, è l'ultimo postato ora, quello lì, insomma, sulla depressione. E tutte, no tutte, tante persone, Camilla fermati, Camilla sta fermati, sei agitata, ti muovi, come vedete mi sto muovendo anche adesso. E da lì mi è venuta in mente una cosa. E ho detto perché non parlare di questa cosa? Allora, ora mi fermo alla fine. Allora, partiamo dal presupposto che sono una persona iperattiva, nel senso, io ho un metabolismo altissimo. Il periodo che sono stata a casa in disoccupazione e mangiavo come un ossesso, sono riuscita a prendere soltanto 5 kg. Mi era venuto le tettone, mi era venuto un po' di cellulite, perché comunque io sono una persona iperattiva ed è molto raro che, anche proprio, anche se sto tutto il giorno sul divano a dormire, il mio metabolismo brucia proprio. Quindi non so se è il cervello, anche se quei 2 neuroni che ci sono si vede corrono tutto il giorno. Non so cos'è. Fatto sta che sono molto iperattiva. Anche al lavoro io ora, se sta facendo le pulizie, ci faccio caso. Sono sempre quella che finisce prima di tutti. Boh come un treno, bimbe. Boh come un treno. E l'altro giorno, infatti, la tipa era con me. C'era una nuova che non ci ha messo le mani, ve lo giuro, cioè la gente in quel modo mi verrebbe da dirgli, bimba, stai a casa, perché poi ci tocca fare a noi il tuo lavoro, e questa è una cosa che mi fa troppo incazzare, perché se era 2 gruppi da 3 persone,
altrimenti saremmo stati di due e avremmo preso anche più soldi, perché dovete sapere che io ora l'ho scoperta adesso, perché bene o male le pulizie le ho sempre fatte da sola avendo la macchina. Ultimamente, non avendo la macchina, o comunque pure l'agriturismi ne ho fatti, ma molto pochi. Cosa succede nell'agriturismo? A seconda di quante persone siete, per esempio noi l'altro sabato sera, sei persone, mi è entrato un cazzo, un cetriolo in un occhio. Sera sei persone, abbiamo fatto 6 ore, un'ora a testa. Una. Quindi questo cosa vuol dire? Innanzitutto che ti rubano i soldi, ma non è che ti rubano i soldi, loro hanno la possibilità di fare così, boh, basta, cioè, quindi inutile, ragazze, ti devi mettere l'anima in pace e festa finita. Lo stesso quando lavoravo alla Siena, non è questione che loro non lo possano fare, loro sicuramente allora non lo dovrebbero fare, perché giustamente, cioè, è una presa di per il culo per chi lavora. Però purtroppo è così, alla Fena facevano lo stesso, ti dividevano le camere, eri solo a farle, però avevi delle camere suddivise e te comunque entro il tot tempo le dovevi aver finite, arrivata in fondo contavi le camere che avevi fatto, semplicissimo, arrivavi quindi a prendere la metà della metà. Io invece quando facevo le pulizie da sola con la macchina, uffici, banche, quello che era, andavo, facevo il mio tot di ore che avevo segnate, nel senso, loro ti chiamano, guarda, per una banca un'ora e mezza, te in quell'ora e mezza devi finire tutto. Che ne so, hai un'ora e mezza a settimana, io in alcuni posti addirittura facevo solo 25 euro, però avevo la domiciliare, avevo quattro posti diversi a fare le pulizie, mi facevo il culo, questo è vero. Però non mi è mai pesato più di tanto, devo essere sincera. E lavoravo e prendendo 1.000 euro da una parte, 200 da un'altra, 100 da un'altra, cioè, capito, arrivavo anche a avere un bello stipendio. Però purtroppo, bimbe, le pulizie sono così, per questo io comunque dico che facendo l'os sono una persona fortunata, perché il lavoro dell'os è un lavoro abbastanza remunerativo. Certo, è un lavoro molto diverso. Mentalmente anche molto più difficile, però ti pagano per quello, cioè nel senso, fare le pulizie, un cesso non parla, quindi pulisci e te ne vai. Che altro dire? Nei vostri alcuni commenti, appunto, stai ferma, stai ferma. Io sono una persona iperattiva, però sto notando ultimamente, allora, a parte il periodo che ho passato, mi rendo conto, allora, probabilmente questo mio essere così agitata, io inizialmente pensavo che potesse dipendere da un problema, cioè pensavo anch'io di essere malata, di essere bipolare, di essere, insomma, di avere dei problemi. Parlando comunque con persone che se ne intendono, con il mio strizzone, con chi di dovere, comunque la farò una visita, la voglio fare una visita di quelle serie, psichiatria seria. Mi ha detto che comunque io ho anche un carattere molto molto narcisistico. Quindi mi ha detto: guarda Camilla, te stai affrontando un periodo molto particolare. Una volta che te avrai affrontato questo periodo, vedrai che tutto andrà meglio. Io ho delle giornate in cui sono molto più agitata, giornate in cui sono molto più calma. Per esempio, stasera sono molto più calma, ma anche perché me l'avete detto parecchio. E io allora ci sto pensando, perché comunque l'altra sera avevo lavorato, no, oggi ho lavorato meno, ho fatto qualche ora in meno. Quindi dovevo essere più stanca l'altra volta, però mi rendo conto, insomma, che io il video non l'ho rivisto tutto. Prima le riguardavo tutti, ora non le guardo. Guardo magari solo quelli di make-up dove devo magari aggiungere le schede che vi ho detto, e spesso neanche quelli. E per questo ci ho pensato, insomma, a parte un'altra cosa vi voglio dire, poi mi dite fo mille discorsi, però come vedete, chi mi segue da tempo, ora almeno i discorsi li finisco, cioè anche se poi lo perdo, poi lo riprendo e lo finisco. Prima mi immagino era un delirio. E questa cosa dei video, io avevo pensato di fare una cosa un po' più seria, visto che il mio Ale mi dà tutti questi consigli. Io secondo me non. Ma non è che non me la non c'ho voglia, cioè a me fare video mi piace così. Mettermi lì, faccio un video, quando ho voglia. Vedi, ora mi sono fatta un bel trucco, c'ho voglia di parlare con voi. Boh, metto, magari forse avessi un angolino dedicato soltanto a, però purtroppo la mia camera non è troppo, non mi dispone troppo di questo, quindi è
è anche più difficile per quello. E quindi vabbè, io me la mantengo così, ragazzi. YouTube per adesso per me deve essere una svaga. Io la prendo spesso quando sento la gente quanto guadagna, dico, Madonna, ma anche io voglio fare questo. Però poi stringi, stringi, secondo me non è. Sì, prendo quei miei due spiccioli che a me bastano e avanzano, nel senso. Sono una persona che comunque lavora, ha sempre lavorato, cioè a me mi hanno detto quanto prende Chiara d'Alessandro, ci sono rimasta di merda. Ragazzi, arriva quasi a 2000 euro al mese, cioè questa è una cosa veramente grave. Io non seguo questa cavolo di Chiara d'Alessandro, ma la dovrò seguire perché la mia Gigal mi ha detto delle cose allucinanti di questa tipa, cioè che ha fatto veramente dei numeri allucinanti. E quindi non la voglio seguire perché seguendola poi do adito alle sue porcate. Però se qualcuna di voi magari ha voglia di aggiornarmi, è giusto una curiosità perché veramente la gente per i soldi si abbassa veramente a tutto. Allora io so dell'idea che ognuno fa il cazzo che vuole, cioè come uno può fare la maiala per i soldi, l'altra può vendere i figli per i soldi. Io non lo concepisco, però ragazzi, il mondo è questo, cioè siamo tutti diversi, non siamo tutti uguali, cioè quindi certo uno può dare un'opinione e dire qua wow, questa è una disgraziata, ha venduto un figliolo per 20.000 euro, però in India, dove non so, ancora li vendono i figlioli, cioè ma di che si parla? Quindi voglio dire, lei si vede, ha visto tutti questi soldi, ha perso il capo questo è successo, mi voglio allargare questo vaso sotto. L'ho allargato, ma non ho fatto una minchia. Quindi vabbè, ognuno poi è libero di decidere della propria vita, di fare ciò che vuole. E, però, naturalmente, ognuno, ragazzi, cioè, si nasce in contesti diversi. Si nasce. Quindi credo che la cosa essenziale, certo, uno può dare un parere e dire, ma sta stupida e fa. Però c'è sempre modo in modo, c'è anche secondo me quello che fa lei è idiota, è vergognoso, però non è che per come sono fatta io non mi metto neanche andare sotto un suo video a dirglielo, perché è la cosa che a me non mi cambia assolutamente niente. Comunque, per quanto riguarda la depressione, tanti di voi mi hanno detto, ah, me ne soffro, ah, tante persone, veramente una quantità industriale ne soffre a quanto pare, però ragazzi non vorrei che confondiate la depressione con. Allora, qualcuno sicuramente ce l'ha, per carità, io non è che sono un dottore, questo non ve lo voglio dire, però magari tante ragazze giovani o persone che comunque sono un po' giù, hanno un periodo di merda, quello che è, non confondiamo la depressione con appunto un periodo di merda, perché periodi di merda ce l'abbiamo tutti. Il mio, infatti, come vi ho detto nel video scorso, era un periodo di merda, era un post-depressione. Perché? Perché tutto ciò che rispecchiava in quello che io mi sentivo poi l'ho trovato in quel libro, però comunque mi informerò perché anche di questo non sono troppo sicura. Cioè chi mi ha detto comunque la depressione genetica può essere, penso, anche genetica perché io conosco un ragazzo che comunque aveva una cugina con dei problemi e si è suicidata questa ragazza, fra parentesi. E di conseguenza lui riscontra dei problemi. Però ecco, non credo che tutte noi più o meno abbiamo dei periodi sì e dei periodi no. Bisogna sempre cercare di non confondere, no? Poi ci vuole un dottore che ci dica questo, questo e quest'altro. Gente, non si può essere noi stessi a dirlo, come non posso essere stata io. Ora io non so cosa vi metterò nel titolo, ah, mi sei malata, non lo vorrei mettere così perché è brutto, ma la malattia è sempre una cosa brutta. Forse metterò, ah, mi sei bipolare, perché boh, era per far due chiacchiere comunque. E poi vi volevo dire, ah, oggi ho parlato alla mia amica Shikao, ci siamo fatte un vocale, noi ci facciamo sempre i papiri di circa 30 minuti. Io adoro sentire la sua voce, una cosa che mi rilassa tantissimo. Lei è più psicologa lei per me che il mio psicologo, perché ha innanzitutto secondo me una delicatezza mentale esagerata, cioè ci sono veramente pochissime persone che secondo me arrivano ad avere una delicatezza mentale come c'ha lei e poi riesce comunque, io e lei non ci siamo mai viste, oramai ci sono diversi 3 anni anche più che ci sentiamo tramite WhatsApp e tutto. E
lei riesce veramente a conoscermi, o comunque mi conosce forse di più di persone che mi vivono. E questa è una cosa che mi ha sempre lasciato basita, perché cioè io e lei ci siamo viste. Sicché, boh, si vede, ha visto quelle persone comunque a pelle, anche a pelle no, perché a pelle non ci siamo mai viste, però ci connettiamo. Comunque io sono stressatissima in questo periodo, perché ho le unghie che mi si sfaldano, e a me le unghie non si sfaldano mai nella vita. Quindi probabilmente questo periodo che vi dicevo è stato un periodo molto molto stressante, ci cioè avrei anche da rifarmi le unghie, ma ora non me le rifò perché tanto queste pulizie le macino e basta. Anzi, ci voglio la shampoo di colore così scura, perché se mi levo e ci metto e ci levo lo smalto, queste due dita sono gialle dal fumo, ma in maniera invereconda. Io sto sbavando tipo i vecchi. Avete visto quelle persone che gli viene, con tutto rispetto a chi viene, quelle persone che gli viene la bavina qui dalle parti, e vorresti sempre essere lì a dirgli: oh, talevi. Però mentre parlano si vede la saliva è troppa e gli viene questa bavina. A me ora mi sta facendo uguale. E quindi niente, bimbe, ho dei pantaloncini corti e veramente sono sexissimi. Non li vedrete mai, infatti. Vediamo se riesco a farveli vedere così, con la tasca di fuori. Eccoli. Cioè, iper sexy proprio alla grande. E basta. Non ho altre fregnate da dirvi. Dopo questo video di fregnate, no, a parte gli scherzi, basta, non ho più niente a dirvi. Oggi ho lavorato, sono tranquilla. Devo dire che in questo periodo sono periodo, diciamo, da allora, diciamo da 20 giorni a questa parte. Per questo avevo paura comunque di essere bipolare, perché c'è veramente, c'ho degli alti e bassi esagerati, e durano anche un bel po', di solito succede così. Però io credo che dipenda tutto comunque che sto smettendo, e che comunque durerà per anni questa cosa, secondo me. Perché, come sapete, io ce l'ho tuttora, per me è una lotta continua. Io non mollo, giuro, non mollo, perché questa volta sto troppo bene. Cioè, non ero mai stata così tanto a lungo, lustra, per poter riflettere su tante cose. Siccome ora è un bel pezzo che comunque sto riflettendo e sto vivendo di determinate situazioni, non ho intenzione di ritrovarmi nella situazione di prima. Il problema, tante no, possano parlare chi non c'è passato e dire: ah, guarda, è tutta una cosa che devi volere te. È vero, è tutta una cosa che devi volere te, ma vi posso garantire che ci può essere un contorno, degli scivoloni che possono succedere, e non ti accorgi nemmeno di esserci rientrata. E purtroppo, questo me l'hanno detto persone che hanno già provato a smettere, persone che comunque hanno già avuto un percorso, e gente che veramente ci ha messo anni e anni. Il problema è che l'hai fatto, una volta che l'hai fatto, c'è Cristi, te lo porti nella tomba, psicologicamente, mentalmente. Cioè, io devo riuscire ora a capire che la mia vita è questa, non è più quella, è una Camilla diversa, è una Camilla cambiata. È una Camilla che deve cercare di mantenere un obiettivo, cosa che per me prima era abbastanza difficile, perché uno non ne avevo grandi. Il mio obiettivo principale era arrivare in fondo alla giornata per guadagnare il mio gruzzoletto di money, cashone, per poi andare ad utilizzarlo dove mi serviva. Quello era il mio obiettivo. Ora ho degli obiettivi. Quindi questo è il primo obiettivo, di stare bene. E non ho assolutamente intenzione di cedere. Comunque era un botto, non mettevo il fondotinta, il viso ti viene il fondotinta, cioè, raga, ma dove sta? Bimbe, quindi mentre la mia amica se la dorme, l'adoro. Niente, non vi dico più niente perché non ho più niente a dirvi, non vi faccio il video della borsa perché non c'ho voglia, vi potrei fare il video dei prodotti finiti, ma no, perché so già le 10:30 passate, cioè io alle 10:30 prima uscivo di casa. Anzi, volte che dovevo andare a lavoro alle 5 di mattina, rientravo direttamente alle 5, cioè anzi, non rientravo e andavo diretta al lavoro. Ora non, uno non lo farei perché non mi regge il fisico, e due lo facevi comunque sempre perché c'era legata dietro la sostanza, perché altrimenti ignavo fa.
Cioè io ora mi sveglio la mattina, sono tranquilla, ho fatto le mie ore di sonno, è tutta un'altra cosa. Sarà che comunque invecchio anch'io, a 20 anni non senti niente, ma vi posso garantire, e io ho un fisico de fero, io sono una roccia in tutti i sensi. Ho sempre retto l'impossibile, ho sempre retto le ore di lavoro, cioè spacco. Io spacco veramente, ho veramente un fisico che spacca, però veramente ora comincio a risentire tante cose, le giunture di ginocchia puttane, la circolazione che non va, sto male di stomaco, lasciamo perdere ragazzi, i problemi che poi, i denti, ciao, e i miei comunque stanno divinamente in confronto ad alcuni denti che, però perché? Perché bene o male me li sono sempre lavati, sempre, anche quando ho sempre avuto dietro lo spazzolino, e comunque ve l'ho detto, raramente avevo queste due vite parallele, ma comunque me l'hanno macinati lo stesso, me l'hanno macinati lo stesso, non è che nulla. Sono stata dalla dentista, mi ha detto che hai dei bei denti, però comunque si stanno sgretolando, allora, sono già rotti quasi tutti, quello a causa anche del piercing, però insomma l'ho masticato, insomma i problemi ce ne sono stati tanti, quindi io l'unica cosa che vi posso dire è che da persona che si è ritrovata, ma mi sono ritrovata, figliole, la vita è tanto altro, attenzione perché poi una volta che avete provato alcune cose, non si torna indietro, ma non è che non si torna indietro, si torna indietro perché vi piace. E quindi state molto attenti perché la vita è fatta di tutte altre cose. Il sentimento, l'amore, quelle sono cose reali che tocchi, le altre non le tocchi. Non so se mi spiego, le altre mentalmente ti possono offuscare o comunque mandare di fuori, ma non tocchi quelle sensazioni lì. Io non so se mi riesco a spiegare, quindi do sta marea di fregnate. Io vi mando un bacio perché me ne vado a letto. Fate le brave, spippeggiate poco. Ciao, love. Datemi qualche consiglio su qualche video di cui possiamo parlare. Ok?